durano circa 10 minuti, poi per cercare di rispettare il programma e riuscire a dare tutto il montaggio previsto ai talk, rientriamo il prima possibile. Ringraziamo in Italia perché ci ha ospitato, ci ha dato accesso incondizionato alla sala e tutta l'attrezzatura a disposizione. Allora, dopo questi saluti iniziali, queste informazioni di servizio, partiamo con i talk. Vincenzo farà sia l'introduzione all'industria del super libero, che è lo sponsor del trimestre 2018, e poi partirà con il primo talk che è su WordPress, sull'editor, il nuovo editor di WordPress che si chiama Gutenberg. Allora, noi facciamo parte dell'Alta Potenza, che è un'associazione che sta a sede dell'università al centro ICT che è il Cubo 22, e noi esistiamo dal 2004 e ci occupiamo essenzialmente di tecnologia. Nei primi anni, nella maniera più nerd, classica nerd del termine, negli ultimi anni siamo riusciti anche a praticarla da ambiti che prima erano rimasti un po' non toccati dalla tecnologia. Siamo un gruppo di, diciamo, un centro di ricerca, anche nel nome dell'associazione, però è del tipo completamente informale. Non sono previsti requisiti, titoli. È un gruppo di appassionati di tecnologia che si ritrova ogni martedì alle 19 al centro CT dell'Unicard e sperimenta di tecnologia. Fa tecnologia, solo che invece di farla nel privato la facciamo insieme. Per quanto riguarda le informazioni di servizio non c'è nient'altro da dire, quindi lascio la parola a Vincenzo Bruno, che è il presidente dell'ACLAB e segretario del tesoriere di Industria del Software Libero, e vi parla di Industria del Software Libero. Grazie. Grazie Stefano. Allora, quindi Stefano, ringrazio per la presentazione, penso che ci conosciamo quasi tutti. Allora, volevo dire un paio di cosette velocissime riguardo il Linux Day. Qui a Cosenza l'abbiamo organizzato fin dalla prima edizione del 2001 e c'è una grossa differenza negli anni. Se basta guardare il programma, se voi guardate il programma di questo Linux Day, non si parla di Linux. Cioè, c'è un talk da qualche parte che dice Linux. Allora, quando abbiamo iniziato, eravamo tra l'altro in un negozio di informatica che non esiste più su Viale Cosmai, ed eravamo un sacco di persone. Allora, all'epoca il problema di Linux era installare Linux, farlo funzionare, trovare i pezzi di Linux, per esempio quando far partire un'interfaccia grafica, era una festa, cioè si stampava lo spumante perché qualcuno ti aveva aiutato a fare uno start X e far partire X, che era il server grafico, e avere le finestre, perché altrimenti Linux era una riga di comando. Qual è la differenza? Cioè, all'epoca era veramente un'attività per nerd, quindi ci incontravamo ed eravamo tanti, no? Paradossalmente eravamo più di adesso. E che cosa è cambiato? Che Linux ha vinto. Cioè Linux oggi è praticamente sulla stragrande maggioranza dei computer del mondo, per quanto non sembra. Linux e i suoi cugini, mi riferisco a BSD, che è un sistema operativo, un kernel diciamo simile a Linux, nato con la stessa finalità o finalità simile, cioè perché è dappertutto. Se prendete il mondo dei supercalcolatori, la lista dei 500 supercalcolatori più potenti del mondo, i primi sono cinesi, poi ci sono quelli americani, poi ci sono di altre cose, europei, eccetera, il 100% dei 500 computer presenti al mondo hanno Linux. Se non è una questione da antitrust questa, ma qualcuno dovrebbe intervenire per dire che cos'è sto strapotere. Se prendete i routerini, ne ho visto uno, queste telecamere, qualunque sistema embedded oggi ha dentro Linux, un router del genere ha dentro Linux, telecamere, IoT, insomma tutto quello. Android è basato sul kernel Linux, almeno ancora per un po', e quindi da questo punto di vista è sulla maggioranza dei dispositivi cellulari. Insomma, Linux è dappertutto, però non parliamo di Linux, perché parliamo essenzialmente di software libero in senso lato, cioè di un modello di business che si è affermato.
Cioè, perché Linux ha vinto? Non perché sia tecnicamente migliore, più economico o altro, ma perché nel suo complesso questo modo nuovo di sviluppare il software che è cambiato negli anni rispetto al passato, cioè al passato le aziende si chiudevano in quattro mura, mettevano degli sviluppatori a sviluppare il software, chi faceva il software migliore riusciva a venderne più copie. Quando è arrivato internet, di fatto, questa cosa è cambiata, perché se io scrivo una mezza riga di codice e la condivido al mondo, come ha fatto Linus Torvald, e nel mondo trovo altri 10, 20, 100, 1000 persone che hanno interessi simili ai miei per vari motivi, perché possono essere pazzi come me o perché possono avere il mio stesso modello di business, cioè sviluppano quel codice perché ne fanno il loro lavoro quotidiano, allora questa cosa ha vinto. E quindi questo modello di business ha vinto. E questo è, diciamo, il primo che l'ha capito dal suo punto di vista è stata l'IBM, perché l'IBM nel 1999 ha investito $1 miliardo sul software libero, $1 miliardo, facendo tutta una serie di attività di cambiamento dei suoi modelli di business. Hanno rilasciato in open source a progetto Apache tutto il loro web server, quindi quello che è anche attualmente WebSphere, loro hanno rilasciato in open source, quindi hanno preso i loro sviluppatori, cioè invece di sviluppare in quattro mura chiusi, sviluppiamo con una comunità più ampia. Oggi Apache, non mica oggi, cioè da allora, Apache è il web server più diffuso. E se sommiamo anche gli altri web server open source, Nginx, Lightspeed, ce ne sono vari, di fatto la concorrenza è quasi nulla. Se pensiamo che Microsoft oggi è il principale sviluppatore di Linux, no? Se andate a vedere ci credete o vi devo fare vedere la prova? Ci credete tutti? No, perché se no vado sulla Linux Foundation e faccio vedere chi è tra i primi sviluppatori se andate sulla Linux Foundation, vedete chi sono i membri, tra i Platinum membri sono una decina, c'è Microsoft, e di fatto è attualmente uno dei principali contributor di codice. Non è che ci danno quei, mi pare che siano, la quota è $500.000 all'anno alla fondazione, non sono solo questioni soldi, è questione che mettono centinaia di sviluppatori pagati per sviluppare Linux. E allora perché? No? Dobbiamo porci un problema, quindi dobbiamo anche capire perché siamo qua e anche in che condizioni siamo qua. E quindi vi faccio velocemente questa introduzione di questa associazione che abbiamo costituito da un paio d'anni. Come vedete è molto piccola, siamo molto pochi, no? Sparpagliati prevalentemente per il sud Italia per una strana coincidenza. In realtà siamo più membri, ma non sono sulla mappa tutti. Che cos'è Industria Software Libero? È un'associazione che abbiamo costituito tra aziende, quindi non un'associazione come CS Lug, Cosenza Linux User Group, Hack Club o altri che si occupano di software libero per motivi di interesse personale, di ricerca, di ludiche o altro motivo, questa è la maglietta della nostra associazione, ma è un'associazione di imprese essenzialmente, dove si può anche associare chiunque, però il concetto è quello di fare società di imprese, cercando di raggruppare quelli che lavorano col software libero in qualunque forma, quindi o che siano sviluppatori o che siano utilizzate aziende che utilizzano software libero. L'idea è quella di metterli insieme, fare massa critica pian piano e riuscire a offrire servizi che possono essere informazioni, collaborazioni, creare rete, verticalizzare per esempio su WordPress, sugli e-commerce, su altre tecnologie, no? Che stiamo pian piano cercando di coinvolgere, no? Perché esistono tante associazioni verticalizzate. Per esempio, abbiamo preso contatti con Blender Italia. Infatti, oggi avremo un membro dell'associazione che presenterà alcune cose qui. Loro sono, per esempio, una di quelle associazioni verticalizzate che puntano sull'attività professionale con Blender, cioè per quanto uno possa essere appassionato di 3D, di disegno e di altro, però dietro ci sono una buona massa di professionisti e di aziende che lavorano con questo software. Allora, mettere insieme tutte queste realtà è un po' l'obiettivo della nostra associazione. Lì infatti abbiamo anche il nostro bannerino che abbiamo fatto quando siamo stati a Torino
al merge tempo fa, ci siamo incontrati con altre associazioni, eccetera. Quindi io vi invito, se fate parte di aziende o anche siete interessati ad approfondire questa cosa, cioè noi siamo aperti a informazioni, iscrizioni, collaborazioni di qualunque tipo. Come diceva Stefano, tra l'altro siamo anche il nostro piccolo sponsor dell'associazione del Linux Day Nazionale quest'anno, e tra l'altro sul sito trovate pure un'intervista che abbiamo fatto al presidente di Italian Linux Society, che è Roberto Guido, che è un personaggio notevole nel mondo dell'open source italiano, che porta avanti Italian Linux Society, Linux Day da molti anni. Mi fermerei qua, se avete qualche domanda, qualche curiosità su cosa facciamo, cosa possiamo fare. Non siamo appena arrivati. Ok, faccio un riepilogo, ripeto tutto. No, in realtà è stato... Possiamo chiedere lo stesso. Sì, sì. Di Linux... Di Linux? No, stiamo parlando di Industria Italiana Software Libero, che è un'associazione di imprese che abbiamo costituito per mettere insieme tutti quelli che lavorano con software libero. E poi dicevo prima, perché lavorare con software libero vuol dire fare una scelta di modello di business, no? C'è un testo, un libricino scritto una quindicina di anni fa, si chiama La Cattedrale al Bazar, di Eric Raymond, in cui lui già a fine anni 90 descriveva questa differenza di approccio tra la cattedrale, cioè un sistema chiuso, verticalizzato, dove c'è una direzione, c'è qualcuno che esegue, e il bazar, che è il simbolo del caos, no? Del ciò che nasce dal basso, che si auto-organizza, eccetera, eccetera. Il software libero rispetto al software proprietario all'inizio, diciamo, dava questa impressione. In realtà non è proprio così. Sicuramente quando tu hai delle comunità che devono collaborare, lo devono fare in maniera spontanea, non perché io ti pago e quindi tu devi fare quello che dico io, allora lì le forme di auto-organizzazione sono differenti. Però qui cambia anche come lavorano le aziende. Cioè, se io sviluppo un software, lo tengo chiuso e vendo le copie, allora il mio obiettivo è vendere più copie possibile. Però oggi, nel mondo in cui il costo della copia è azzerato, no? Questa cosa non sta in piedi, perché il diritto d'autore va bene, i brevetti vanno bene, tutto quanto, però se io ho un'idea e la condivido, un software che fa quello che fa un altro, è facile farlo. Allora qual è il vantaggio dei modelli di business collaborativi? Cioè quelli di procedere in maniera molto più veloce e spedita da parte di una comunità che si auto-organizza rispetto a un'azienda che decide cosa fare, cioè i suoi tempi di sviluppo, e questa cosa si è affermata. È qui che, cioè per questo motivo che noi oggi facciamo un Linux Day senza parlare di Linux, no? Perché Linux, da questo punto di vista, si è affermato come uno dei migliori sistemi operativi che esistono, anzi sicuramente da certi punti di vista è il migliore, e se, come vi dicevo, è sul 100% dei computer più potenti al mondo, vuol dire che qualcosa sotto gli funziona bene. E quindi sul modello di business è il punto chiave. C'è una domanda? No, ho visto. Sì. Sì. Cosa pensate del fatto che la Microsoft si sia appunto entrata nei menti del Linux? Allora, è successo questo, cioè Linux veniva definito da Steve Ballmer, no, l'ex CEO, un cancro, qualcosa da estirpare, tutto sudato, esaltato, secondo me in preda a cocaina a manetta, secondo me non si spiega, una persona ormai non farebbe quel tipo di sceneggiate, sbraitava sul palco contro Linux. Dopodiché l'hanno levato di mezzo perché stava andando a farsi benedire tutta la Microsoft, e hanno messo una persona molto più posata, il quale ha cambiato dal giorno alla notte le strategie. Ha detto ormai, cioè, è inutile che noi guardiamo ancora ai computer desktop, perché tutto il resto l'abbiamo perso alla grande. Abbiamo perso il cloud, abbiamo perso, e questo parlo di quando è arrivato Nadella 7-8 anni fa. E da lì è cambiata la strategia. Ora, quando è cambiata la strategia, la preoccupazione c'era, perché Microsoft ha sempre avuto in passato questo approccio di, come dire, fingere un'apertura,
no? Inglobare grazie alla sua potenza economica una tecnologia e poi distruggerla. Esatto, e infatti ha provato a fare così con Java, con C Sharp, con tutta una serie di altre cose. Il discorso delle multinazionali, queste enormi che fanno delle acquisizioni, prendono tecnologie, eccetera. Su Linux, Nadella scrisse proprio una cosa precisa, cioè non giudicateci per quello che abbiamo fatto, perché giustamente non si può cancellare, ma per quello che faremo, da ora in poi per quello che faremo. E quindi, stando su questo, diciamo attualmente la situazione è sotto controllo, nel senso che contribuiscono al software libero, contribuiscono a Linux, perché? Perché gli occorre che Linux funzioni su Hyper-V, il virtualizzatore di Microsoft, quindi loro fanno il loro cloud Azure e la virtualizzazione su Windows Server, e quindi per far funzionare anche Linux, perché non possono farne a meno, perché la maggior parte dei server e tutto quello che gira su internet è su Linux, allora hanno adottato la strategia di svilupparlo, quindi utilizzare Linux come componente del loro modello di business. Tra l'altro mi è capitato una volta di dover installare un Windows SQL Server, no? Allora avanti, accetta la licenza euro, e vabbè, sono costretto perché devo farlo per un cliente, a un certo punto dice accetta la GPL, aspetta un attimo, io sto installando SQL Server e devo accettare la GPL, allora a quel punto ho detto fammi leggere, perché io sto hanno rilasciato Windows GPL, non lo sapevo. No, perché SQL Server utilizza come motore di analisi statistica R, che è un prodotto open source GPL che lo hanno incorporato, e quindi quando installi tutto quanto, oltre alle componenti proprietarie, c'è questa componente open source, e quindi questo software è dentro SQL Server. Attualmente SQL Server si può anche installare su Linux, finalmente. Ah sì? Sì, wow. Microsoft ha rilasciato il pacchetto per Ubuntu. Sì, ma stanno facendo delle integrazioni notevolissime, cioè il fatto di avere... Cioè io poiché non ce l'ho proprio Windows, no? Tranne da qualche cliente quando mi capita di dover fare qualche cosa, sinceramente ho perso i contatti. Se posso dire una cosa? Il fatto che lui non sapesse che SQL Server è diventato open source, che solamente 5 anni fa è disponibile su Linux, .NET c'è qualcosa per dire. Che solo 5 anni fa sarebbe stata la notizia dell'anno per la community open source, testimonia quanto le aziende prima solo proprietarie hanno fatto progressi nei confronti dell'open source. Ormai Microsoft è l'azienda con il più codice rilasciato su GitHub sotto forma di... Sì, ma appunto che secondo me è stato GitHub perché ha cambiato proprio il modello di business. Esatto. Ormai i suoi clienti sono i nuovi sviluppatori, perché bene o male tutti sono sviluppatori, ormai eccetera eccetera, i nuovi clienti sono... gli utenti finali sono ormai gli sviluppatori, ormai sono un interesse. Sì. Ma ti dirò, quando noi all'inizio facevamo casino in Linux Day, tra virgolette, no? Riguardo al fatto di dover imporre al mondo il software libero, in realtà il software libero si è imposto perché nelle aziende funziona meglio il software proprietario. E dico un'ultima cosa, così chiudo su questo aspetto, cioè per stare vicino a noi, NTT Data, che sta qua dietro, ha messo di recente degli annunci di lavoro sul software libero, figure junior e figure senior, perché hanno già creato e la stanno potenziando proprio un'unità di sviluppo sul software libero. Se una multinazionale di queste dimensioni finalmente arriva a capire che questo tipo di modello di business funziona anche nei loro contesti, vuol dire che, mentre io ho una piccola azienda di sviluppo software dal 2001 che fa solo software libero, che tra l'altro adesso con l'ACLAB abbiamo creato una cooperativa che si chiama Copyleft, per farvi capire, quindi Copyleft, gioco di parola tra cooperativa e Copyleft, facciamo solo esclusivamente software libero, anche per questo diciamo, non sono molto pratico su certe cose Microsoft, ma per lavoro, perché non lo uso. Però il punto è questo, cioè va dalla piccola scala, cioè la nostra piccolissima azienda che facciamo siti web, piccole applicazioni e cose varie,
alla multinazionale che ha come clienti le grandi banche, Unicredit. Io mi ricordo, eravamo con Stefano, abbiamo fatto un accordo pure con Entity Data per collaborare, no? E mi ricordo che Paolo, come si chiama Scarpelli, Giorgio Scarpelli, no, ci disse: proviamo a sperimentare il software libero, parlo di 3-4 anni fa, sarà stato, sì, magari non in clienti come Unicredit, proprio disse queste sole parole, proviamo con qualcosa di piccolo, poi vai a vedere. Ho trovato in rete un'intervista all'IT manager di Unicredit che diceva quanto software libero loro avessero nei loro sistemi, perché tutti i server erano con Linux, tutta una serie di application server, JBoss e cose del genere, quindi c'era già tanto software libero. Piano piano ci arriveremo tutti. Avete altre domande? Volevo fare una precisazione, visto che adesso siamo molti di più, un'informazione sui talk. Comunque i relatori rimangono a disposizione anche dopo il talk, se ci fosse voglia di fare approfondimenti, eccetera. Quindi anche se alcuni talk hanno una sessione di domande e risposte proprio prevista al loro interno, se non riuscite, voi per dei piccoli sforamenti o perché ci sono troppe domande, a fare la vostra, comunque c'è tempo anche extra a margine del talk vero e proprio. Adesso che Vincenzo ha fatto, diciamo, un cappello introduttivo su Linux Day e su industria, Gutenberg, giusto? Sì. Adesso parte il primo vero e proprio talk a sé stante della giornata, che è quello su Gutenberg, che è il nuovo editor, la nuova esperienza di editing quasi YCY di WordPress.